Dio lavora per noi affinché noi possiamo essere in Lui, affinché noi possiamo essere resi salvi. Perché Dio ama, ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. La grazia di Dio è pienamente soddisfacente, fratelli e sorelle. La grazia di Dio soddisfa pienamente tutto il nostro essere. Noi non abbiamo bisogno di peccare. Anzi, sappiamo che col peccato noi andiamo incontro a grandi disagi, innanzitutto dal punto di vista della coscienza, dello spirito. Per questo noi respingiamo tutto ciò che non appartiene a Dio, respingiamo il peccato, il male. Ed è questo quello che Dio chiede da ciascuno di noi, rimanere attaccati al Signore. C'è qualcuno che cerca di turbare la nostra mente, i nostri pensieri, cerca di farci vedere le cose in un modo diverso, lo ha sempre fatto, lui è il padre della menzogna, lui poi è molto astuto, è Satana, l'avversario delle anime nostre, e cercherà in qualche modo di distogliere lo sguardo da Cristo Gesù, dietro a volte un inacerbimento, si nasconde Satana. Cerca di fare del male a noi stessi e a chi sta intorno a noi. Ma la parola di Dio abbiamo letto a sufficienza. Il Signore ci rende salvi, il Signore è con noi. E il Signore attraverso lo Spirito Santo ci può dare l'autorità, la forza di respingere questi attacchi del maligno. Se voi provate a sradicare un albero con le vostre mani non ci riuscireste mai. Perché? Eppure è alto, è soggetto alle intemperie, perché è ben radicato. E noi vogliamo mettere le nostre radici in profondità. Vogliamo vivere una vita cristiana non con superficialità, ma la parola di Dio deve avere autorità, piena autorità nella nostra vita. Non perdere mai il senso del timore che è dovuto al Signore. Ricordatevi sempre, fratelli e sorelle, che il Signore è colui che ci ha tanto amati, è colui che ci rende salvi, è colui che vuole portare a compimento l'opera che è iniziato nei nostri cuori, è colui che ci fortifica nello spirito. E il Signore non guarda alle abilità, alle caratteristiche peculiari dell'individuo. Il Signore dà con generosità, perché è Dio che rende salvi, è Dio che ci fa radicare in Cristo. E noi vogliamo essere radicati in Cristo Gesù.